Oh, bella a tutti ragazzi, oggi noi su YouTube dove faremo un test. Allora, ti è caduto il cielo in campo dalla bocca mentre parlavi? No. Però l'ho ingoiato il cielo in campo una volta. Salutare qualcuno per strada per sbaglio, sì, anche questo. Sbattere con una porta o qualcosa di trasparente, no. Chiamare 2 volte lo stesso numero nonostante ti abbiano già detto che ti sei sbagliato. No, neanche questo. Pensare a qualcosa di divertente. Ridere, quasi. Perché io quando penso alle cose divertenti mi metto a ridere. Ed è anche giusto, quindi le persone mi guardavano. Sbattere contro alberi, cartelloni, pali, cabine telefoniche mentre cammini o sci. No, allora, ho sbattuto contro un palo una volta, invece contro gli alberi, ma non ho sbattuto, proprio, ma lo sono quasi abbracciato l'albero, però mentre sbattivo ovviamente. Credo di poterti leccare il gomito. No, dopo aver letto la precedente, hai provato a leccarti il gomito e non ti è riuscito. Io non, né ci ho provato, né, anche se provavo non ci riuscivo lo stesso, quindi, no. Inviare un SMS al destinatario sbagliato. Questo sì. Però è successo su WhatsApp. Gli mandavo un messaggio a uno, che non conoscevo nemmeno. Il destinatario era qualcuno citato nel messaggio, ed era meglio se non. Sì, questo è sì. E anche quello che dovevo mandare il messaggio, meglio che non lo vedevo. Mettersi la scarpa al piede sinistro, metterti la scarpa a destra al piede sinistro e viceversa. No. Uscire con le etichette dei vestiti ancora attaccate. Sì, questo sì. Ti sei seduto sul water quando la tavoletta era alzata? No, io sul water tavoletta non ne ho. Ovviamente io tavoletta non ne ho sul water. Hai scorreggiato quando eri chiuso in doccia o in ascensore? Sì, solo quando ero in doccia. Allora, certe domande qua. Indossare abiti al contrario, magari perché ti sei rivestito di fretta. Sì, una volta mi misi per sbaglio la canottiera al contrario. Strozzarti con la tua stessa saliva. No, no. Sì, allora che devo fare questa cosa assurda? No, no. Non ricordarti dove hai parcheggiato. Non ho la macchina e poi sono senza patente, quindi questa domanda a me non mi interessa. Provare ad entrare in una macchina che non è la tua. Sì, ma col permesso ovviamente, sì, ma qua non mettiamo niente, dai. Confondere sale o zucchero e pasta e bevande. Sì, una volta, al bevande, che mi piace un caffè, sempre qua a casa mia, e misi al posto dello zucchero, misi il sale, quindi sì. Aprire la doccia al massimo, sì, una volta l'ho fatto. Ingoiare un insetto involontariamente, no, come lo sono ingoiato, no, io gli insetti li uccido con i quaderni, ho preso il quaderno, puh, una botta secca ed era morto l'insetto, con quale bere qualcosa con la bocca e finire per farti uscire dal naso e occhi, no, solo dal naso, non mi ricordo che cosa avevo bevuto, però l'ho fatto uscire dal naso. Poi qua svegliarti in un posto diverso da quello di cui si è addormentato, sì, proprio l'altra volta, quando sono andato a casa di un amico a vedere un film, mi sono addormentato e dopo mi ero di nuovo svegliato. Ovviamente ero in un posto diverso perché stavo a casa di un altro, quindi. Poi aprire una be bibita gassata. Sì, una volta mi sa la.
Non lo so, non mi ricordo se era l'aranciata o qualcos'altro. Vabbè, comunque mi sono bagnato tutto. Poi, sì, poi mi ricordo una volta quando feci matematica, che mi impari a fare l'addizione. Usavo le dita, cioè 1 più 1 uguale 2, 3 più 3 uguale sì, con le dita. sbagliare l'autofermata, sì, l'altra volta che andai a trovare un mio amico. Ti carico dove lo, cioè, non sbaglio, la corsa l'avevo azzeccata, però il pullman era già passato. Scendo nella fermata prima perché si pensa che la prova è già passata. Sì, una volta quando andai a trovare un amico, sempre quando sono andato a trovare un mio amico, poi c'era più, ah, una volta qua ride con la bocca piena d'acqua e sputare tutto, sì. È in estate questa cosa qua, che con gli amici andavamo, arrivavamo. Io avevo la bocca d'acqua, mi veniva da ridere, quindi l'ho sputato tutto per terra. Mi ricordo persino questa cosa in estate. E poi questo qua è entrare nel bagno e si è sbagliato. Sì, una volta mi capitò che andammo in gita e invece di andare nel bagno dei maschi, andai al bagno delle femmine. Poi il gesso c'era, cioè, lontano, quindi c'è, cioè, il gesso era lontano, quindi invece andai con dei maschi, andai con delle femmine. Poi lasciare la macchina, no, non ne ho la macchina, nemmeno la patente. E poi un'altra cosa è questa qua, scivolare su una latte di ghiaccio. Allora, l'anno scorso sono caduto, sono scivolato in una latte di ghiaccio mentre andai a chiamare il mio amico a casa sua. È la seconda volta mentre stavo andando a fare spesa e sono scivolato. Allora, questo è tutto il video di oggi. Se vi è piaciuto il video, mettete like in descrizione. E se non siete iscritti al mio canale, ricordatevi sempre di iscrivervi. Bella a tutti, ragazzi.